23 gennaio del 91, dei missili Scudo sono caduti su Haifa. Ti hanno messo in salvo e ti hanno portato via con un altro neonato. E nel panico sono stati scambiati i bambini. Vuoi dire che sono l'altro? Il figlio dell'altra, al cinema dal 14 marzo, è un film sull'identità che affronta il conflitto israeliano e palestinese, ponendo l'attenzione sui legami familiari. Come ci tiene a specificare la regista Lorraine Levy, non si tratta affatto di un film politico. Il mio film è più che altro un racconto, una fiaba, un sogno, ed è un invito al viaggio per tutti gli spettatori. Presentata al Torino Film Festival, la pellicola ha portato in tutto il mondo l'attenzione su un doloroso conflitto familiare, politico e religioso, ma col suo tono leggero ottimista il film si prepara a conquistare anche il bel paese. Beh, non ho grandi aspettative, naturalmente ho la speranza che il film possa piacere al pubblico e che anche il pubblico italiano possa condividere le emozioni che noi abbiamo provato nel realizzarlo.